Thank you.
Чи харуу? Яг атгой. Өнөө гихч хардаа. Доош. Чин огтлоос самрай. Una città era flagellata.
Жото сукай. Mettila giù prima di farti del male. Mi spiace se la mia incapacità vi offende, signore, ma devo fare qualcosa. I mongoli hanno preso mia figlia. Dove l'hanno portata? Sulle loro navi, quelle con le vele ammainate. Due navi e chissà quanti mongoli. Non hai alcuna speranza. Ho una barca, una spada. Forse ho anche un amico samurai. Sali sulla barca e prendi un remo. Siete troppo gentile. Al combattimento ci penso io. Riportate Maki sana e salva. Aspetta qui, torneremo presto. Non c'è altro modo. Aspetta qui, torneremo presto. Dojo! Dojo!
terra! Non muoverti. Maki? Sì? Tuo padre ci sta aspettando sulla sua barca. Vieni. Vi seguo, mio signore. Grazie.
Li avete uccisi tutti. Se lo meritavano. Lo so, solo non ci credo che sia fatta. Portaci a riva. Subito, mio signore. Ora sei al sicuro. Mi hanno tenuta per giorni, papà. Giorni. Dovevo salvarti prima. Avete bisogno di riposo. Trovate un riparo appena sarete di nuovo in forze. Lo faremo, signore. Grazie. Dove andremo, papà? A questo ci penso io. Avete visto gli uccelli, Lord Sakai? Quali uccelli cerchi? Quelli dorati. Il loro canto mi ricorda i tempi migliori. Ah, erano i preferiti di mia madre. Secondo lei, conoscevano l'isola meglio di ogni altra creatura. Lo credo, mio signore. Se non fosse pericoloso, ne seguirei uno per vedere dove mi porterebbe. Forse lo farò, ma dovresti aspettare finché qui non sarà di nuovo sicuro. Certo, Lord Sakai. Grazie. Gito non doveva farsi catturare. Ma immagino sia sempre meglio che morire. Signore, credo di aver visto Lady Masako. Andava alla spiaggia di Komoda. Là morì suo marito e i suoi figli. Dicono vi siano ancora i mongoli lì. Ho paura per lei. Io mi preoccuperei più per loro. Ma hai ragione. Non dovrei lasciarla da sola. Yeah.
Magari staccherò la testa a quel bastardo mongolo. O lo affogherò. No. Gli darò fuoco. Come fece con Lord Adachi. Mio signore, potreste aiutarmi? Cosa c'è? Devo andare a un accampamento nel bosco. Laggiù c'è gente molto malata. A loro serve un guaritore. La zona è piena di banditi e mongoli. Sì, dovete proteggermi. Posso accompagnarvi, ma la malattia mi preoccupa. Sicuro di poterla combattere? Ma la malattia non si combatte. Ci si prende cura dell'infermo. Se sono così malati come dite, partiamo ora. Dobbiamo evitare un'epidemia. Grazie, mio signore. Siete sopravvissuto a Komoda? Grazie a una donna di nome Yuna. Mi ha trovato sulla spiaggia e si è presa cura di me. Sembra un'abile guaritrice. Conosco pochi coraggiosi come lei. Sono vivo solo grazie al suo aiuto. Mia madre ha fatto lo stesso. Da piccolo ero sempre malato, ma mi ha irrobustito con le sue erbe. È grazie a lei che sono diventato un guaritore. Aspettate! C'è qualcosa laggiù. Occhio acuto. Indietro. Ci penso io. Dove nascondete il dito? Non mi avviare! Menti! Non fateci del male! Sfidatemi! Occasione! Quella spada non... Yeah! Oh! Credevo ci avrebbero uccisi. Non dovreste viaggiare da soli. Dovevamo fuggire dalla fattoria, signore. Sono tutti malati. Qual è la causa? Spiriti. La punizione dei nostri antenati. Consegniamo il cibo ai mongoli senza ribellarci. Si ammalarono tutti quando andarono via. Ora la casa è maledetta. C'è una locanda in fondo alla strada. Lì sarete al sicuro. Fuori è troppo pericoloso. Restate al sicuro all'interno. Grazie. Spero che gli spiriti non ci abbiano seguito. Qui! Forza! Siete davvero spietato con quella spada. Cosa avreste fatto con quei banditi? Ho imparato l'efficacia di parole accurate e gentili. Quindi avete avuto a che fare con i banditi? Credo si debba cercare una risoluzione pacifica dei problemi prima di ricorrere alla violenza. Parole da guaritore. È proprio il lavoro che fa per voi. Guaritore! Guaritore! Grazie agli dèi siete qui! Omio, che succede? Che succede? Mio figlio! Forse ha mangiato qualcosa di velenoso. Portami da lui. Che ne sarà dei malati all'accampamento? Siamo già in ritardo. Ci vorrà solo un istante. Vi aiuto. Magari facciamo più in fretta.
Grazie, mio signore. Cosa ha mangiato? Vorrei tanto saperlo. Non c'è cibo. Provo a scoprire cos'era. Grazie, mio signore. Solo acqua calda. La cesta è vuota. Solo paglia. Funghi selvatici, segni di un morso. Trovato. Devo dirlo ad Anaoka. Trovato nulla? Funghi mangiucchiati. Idiota! Sapevi cos'erano? Deve averli mangiati per disperazione. Conosco un antidoto. Ma serve muschio di fiume. Restate con lui. Io cerco il muschio. Ho trovato il muschio, mio signore. Eccolo. Homio, ascolta bene. Pesta il muschio, aggiungi una tazza d'acqua e porta tutto a ebollizione. Fagli bere il decotto e domattina starà meglio. Hanno bisogno di noi altrove. Sì, andiamo. Grazie per mio figlio. La coppia alla fattoria aveva gli stessi sintomi di quell'uomo. Dolore, vomito, respiro affannoso. Avvelenamento. Credete che abbiano avvelenato la fattoria? Ne sono quasi certo. In tal caso mi servirà qualche tubero. Il muschio ha funzionato, ma i tuberi sono più efficaci. Crescono presso uno stagno qui vicino. Sbrighiamoci. Mongol, accanto allo stagno. Vogliamo provare a chiedergli gentilmente di andarsene? Decidete voi l'approccio più adatto, mio signore. Siete codardi? No,
Ehi! That's your samurai! Qui, mio signore. Avete trovato i tuberi? Sì, è merito vostro se posso raccoglierli. Solo che, guardandovi, mi chiedo se la violenza vi dia piacere. Uccido solo per proteggere la mia gente. Ci penso ogni volta che sfodero la spada. Certo, perdonatemi, mio signore. Curiamo chi ne ha bisogno. Kage, vieni! Il campo è poco più avanti. Guaritore, mia moglie, non respira più! Da quanto è malata? Dall'arrivo dei mongoli alla nostra fattoria. Cosa ha mangiato? Non avevamo cibo. Solo l'acqua del pozzo. Mi spiace. È morta. Se solo fossi arrivato prima. Ci avete provato. Ma se non ci fossimo attardati con quella coppia e quell'uomo. Se non ci fermavamo, quella gente moriva. E voi non avreste capito che si trattava di veleno. Probabile, ma non ne capisco la causa. La moglie di quell'uomo aveva bevuto solo acqua dal pozzo. E la gente ha iniziato a star male dopo la ritirata dei mongoli. Avranno avvelenato il pozzo. Un pozzo contaminato farebbe dilagare l'avvelenamento. C'è una cura? Sì, i tuberi servono a questo. Aiutate chi potete. Grazie, mio signore. Avete salvato molte vite.
Sai chi non ha mai lavoro fatto? Con metalli, legno e pelli. All'altezza di un samurai. Addio. Non sono ancora vivo.